Buonasera a tutti. Oggi lunedì 4 marzo e come consueto abbiamo anticipato, entriamo a far parte del campionato di Serie B e lo facciamo con il nostro amico Stefano. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao Andrea. Buona giornata. Senti Stefano, è successo tante cose sulla Serie B. Ecco, tu hai in mano gli incontri e la classifica. Ce Sì. li puoi andare a dire e poi dopo commentiamo assieme tutto quello che c'è stato in questa bellissima giornata, weekend di Serie B. Prego. Ok. Allora c'è stato Brescia-Palermo 4-2, Ternana-Parma 1-3, Südtirol-Lecco 1-0, Ferrarpi-Salò-Parma e Samp 1-3, Cosenza-Catanzaro 0-2, Como-Venezia 2-1, Cittadella-Pisa 0-1, Bari-Spezia 1-1, Ascoli Reggiana 0-0, Modena Cremonese 0-1. È una classifica che guarda la Parma primo in classifica con 59 punti, Cremonese 53, Como 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46, Brescia 38, Modena 36 punti. Cittadella 36, Südtirol 35, Pisa 34, insieme con la Sampdoria e il Bari, Cosenza e Reggiana a 33 punti, Ternana a 29, Ascoli a 28, Spezia 27, Ferrarpi-Salò a 24 e Lecco ultimo con 21 punti. Ok, senti, cominciamo a spulciare tutte queste squadre qua. Facciamolo, no, dalla prima classifica alla fine. Cominciamo a vedere proprio gli scontri che ci sono stati. Cominciamo dal Südtirol all'Lecco. Senti, quell'1-0 di Südtirol, secondo me può essere inaspettato? Beh, contando che l'1-0 è avvenuto al 92esimo, la vittoria del Südtirol, si può dire che abbastanza, come posso dire, inaspettato, forse, perché ci stava il pareggio. Certo, senti, e poi c'è da dire anche questo, che Südtirol, avendo vinto, adesso il Südtirol attualmente ha 35 punti praticamente e decima in campionato. Si è tirato fuori del fanalino, del cuscinetto per andare in retrocessione, ecco, perché era lì Esattamente. anche lei un po'. E di questo Lecco, ecco, io vorrei parlare bene di questo Lecco perché secondo me sta facendo bene, sta facendo il massimo che si può per star dentro alla Serie B, che non è facile, è già un contesto grosso stare dentro alla Serie B. Senti, dal tuo punto di vista, l'Ecco è spacciato quest'anno? Beh, considerando che sta a 21 punti, è l'ultima dei playoff, che sta a 29, ce la potrebbe ancora fare, però si deve mettere sotto e fare punti, perché se no non ce la fa a salvarsi. Certo, senti, prendiamo un'altra, la seconda, subito delle pretendenti che ha giocato, che è stata Ternana-Parma. Ecco, allora, diciamo che tra virgolette non era scontato, però sappiamo come sta giocando il Parma. E però prendere tre gol non ti sembra un po' esagerato? Beh, la Ternana vogliamo dire che ha sbagliato anche un calcio di rigore, quindi si può dire che a Terni fare tre gol, la Ternana sta lottando per i Senti, play-out, per ha salvarsi. sbagliato un rigore sullo 0-0? Sullo 0-0, sì, se non ricordo Poi, male. tra l'altro, senti,
se tu quel rigore lì, però sai, c'è sempre il se e il ma, però se quel rigore lì lo segnavi, potevi un attimino piazzare, diciamo, la partita in alcun modo, ecco, nel senso che potevi Certo. un attimino a, però purtroppo con il se e il ma non si fa niente. Senti, invece parlando del Parma, questo Parma qua purtroppo è un rullo compressore, perché alla fine se noi vediamo la classifica, la Cremonese 53 punti, il Parma 59 punti, cioè diciamo che un Certo. distacco non è enorme, perché voglio dire, una sconfitta, un pareggio del Parma, la Cremonese vince e si porta sotto, non è quello. Però c'è un bel distacco, ecco. Adesso a me sembra, da quello che ho capito, ecco, da quello che ho spulciato in queste domeniche qua, diciamo che il Parma sta vincendo, sta controllando le altre antagoniste che sono dietro. Ecco, Certo. secondo te, dove può arrivare questo Parma? Può avere magari, chi lo sa, magari una giornata storta, un contraccolpo. Può anche perdere, può essere. Ci può stare un calo fisico che porta magari a, diciamo, a diminuire punti con la seconda. Certo, tranquillamente, perché comunque siamo a marzo, mancano 2 mesi, ci può stare. Certo. Senti, poi volevo parlare anche del Brescia. Ecco, che c'è stata una bellissima partita, che può essere una partita di cartello di Serie A tra Brescia e Palermo, finito a 4-2 per il Brescia. Ecco, io, detto tra me e te, non me l'aspettavo una reazione di questo Brescia che sta veramente, cioè, ha giocato veramente forte. Io ho visto gli highlights, ragazzi, il Brescia ha giocato. Ecco, con questo Palermo qua, che alla fine, cioè, non sta andando a male il Palermo perché, ripeto, è sesto in classifica. Il Brescia è un po' un attimino più indietro, due o tre posizioni indietro, però sono di tutte e due. Non mi aspettavo una vittoria così in casa del Brescia, bella, bella, bella tosta, quei quattro gol qua. Considerando che il Brescia è passato un vantaggio, poi ha subito la rimonta del Palermo e poi è andata un'altra volta a rivincere su 3-2, poi 4-2. Io penso che il Brescia potrebbe essere una new entry Una per la. rivelazione della Serie B, dici? Eh sì, perché considerando che il Brescia gli anni in Serie A l'ha fatti. Non è che non l'ha fatti, quindi Certo. c'ha il carattere per tornare in Serie A, magari anche sul playoff. Senti, io ti faccio un'altra domanda. Allora, diciamo che, allora, il Parma ha 59 punti, il Brescia ne ha 38. Ecco, considerato che mancano ancora, penso, quasi 10 partite, qua e là, penso, c'è in palio 30 punti ancora. Tu dici che può rientrare nei playoff il Brescia? Ci sta già nei playoff. Ci sta già. Io penso che sì, ci E sta già. adesso io so che hanno cambiato tutto, adesso non c'ho sotto mano il contesto. Allora, se già nel playoff, lui può solo andare avanti così, cioè nel senso cercare di non perdere a questo punto. Magari cercare di fare più punti in modo che ne so, al posto del Como potrebbe rientrare. Perché poi c'è tutta una cosa, la prima con la quarta, la terza con la. C'è tutto un fatto di scontri per quanto riguarda i Perché playoff. adesso hanno cambiato tutto, purtroppo si fa strategie, ecco, adesso va Sì, bene, è sì. bello. Io però sono restato, Stefano, io sono restato molto, molto indietro, no? È bello, non è bello, è meglio così, siamo del 2024, ci si può cercare di cambiare anche le regole, ci stanno. Però secondo me cambiare troppo. C'è quelli che piace, quelli che dicono cacchio, però stanno cominciando a mettere strategie diverse. Però
È bello così, è un contesto che ogni tanto si varia, si cerca un attimino di andare controcorrente a quello che è andando avanti con gli anni. Ecco, allora io Certo. ti faccio anche un'altra domanda, perché il Brescia ha 46 punti, automaticamente dovrebbe essere nei playoff. Secondo te, adesso azzardiamo un attimino, anche per accendere la miccia ai ragazzi che stanno entrando anche su TikTok, secondo te il Palermo può azzardiamo quest'anno a salire in Serie A? Bella domanda. Non lo so, penso che rientra sempre nei playoff, però per quanto riguarda il secondo posto la vedo un po' No, perché troppo. ricordiamo che al secondo posto ci sono Cremonese, Como, Venezia, Catanzaro, Palermo e Brescia, ragazzi. Cioè ci sono qua 5-6 squadre che stanno facendo fuoco e fiamme in questo contesto della Serie B. Ecco, sono tutte squadre che hanno già militato in un campionato Serie A, sa Certo. cosa vuole dire. L'unico è il Catanzaro che ai tempi è venuto in A, adesso tanti anni che non viene su più in A, però anche lui diciamo che sa il contesto della Serie A. Ecco, non sono squadre così tanto per averle lì, anche il Como, anche la Cremonese, il Palermo, il Brescia, cioè tutte squadre, volendo anche il Modena può, è che dietro subito al Brescia, cioè possono, perché la realtà l'hanno fatta di questo campionato di Serie A. Ecco, Sì, esatto. e secondo me c'è tanta carne al fuoco, nel senso che alla fine, logicamente, vinca il migliore. Però, ragazzi, ci sono lì sei squadre pretendenti che, mamma mia, fanno paura già a vederli i nominativi: Como, Venezia, Catanzaro, Palermo, Brescia, Modena, Como, Cremonese. Ecco, tanta tanta roba. Ecco, io spero che, logicamente, vinca il migliore. Però ci possono, secondo te, offrire le ultime di campionato a massimo livello? Beh, sicuramente il calo c'è perché si sta avvicinando la fine, quindi è prevedibile un Certo. campionato che perdono la forza, la forza fisica proprio. Certo. Senti, passiamo un'altra squadra, ecco. Bari Spezia 1-1. Ecco, io mi ricordo il Bari di Cassano. Ecco, adesso io so che è cambiato tutto. Però quello che mi fa dispiacere, tra virgolette, non me ne vogliono i baresi, perché io non è un puntare il dito. Però in questa squadra è sempre stata amalgamata, cioè cercando di lottare per la Serie A. Adesso vedo un problema di base, giustamente, che magari il presidente coi soldi non è che può fare i miracoli, ecco. Però cosa si potrebbe fare per questo Bari? Perché a me dispiace del Bari, perché è sempre stata una protagonista anche della Serie A, anche se non arrivava prima, però il contesto era lì. Io vedo, ti ricordi il momento di Cassano che ha fatto tanta roba per questo Bari qua, anche se era giovane, che dopo giustamente è andato ad altre squadre più blasonate, più forti, ecco, chiamala come vuoi. Però ha fatto un contesto di questo Bari qua. Ecco, dal tuo punto di vista, cosa si può fare per risolvere il problema del Bari, o cercando di spingerlo verso in alto? Beh, secondo me si dovrebbe. Il problema del Bari adesso è a livello societario, quindi secondo me dovrebbe prima mettere a posto la società, competente e tutto quanto, e poi di conseguenza comprare giocatori di livello per cercare di fare la differenza in questa Serie B. Certo. Perché secondo me sta lottando nei piani a metà classifica, quindi non, vedo che va in alto, poi si riferma, ricasca giù, non può continuare. Certo.
E poi mi riallaccio anche, sempre il solito discorso, vale anche per lo Spezia, perché lo Spezia l'abbiamo visto anche in Serie A, ecco, e dallo Spezia anche lui, le cose sono anche loro un po' più giù, perché alla fine Spezia è del cuscinetto della retrocessione, ecco. Secondo te Sì. lo Spezia quest'anno rientra a far parte di quelle purtroppo squadre che lasciano la Serie B? Ma considerando che lo Spezia l'anno scorso era in Serie A, che ha fatto lo spareggio salvezza col Verona, vedere uno Spezia, che si sta indirizzando verso la Serie C. Non lo so, è triste, però penso che ce la potrebbe fare, ma è sempre un fatto di, come posso dire, di risultati che mancano. Perché se non mi sbaglio loro hanno anche problemi in societario, cioè nel senso che secondo me i soldi sono quelli che sono e non possono più dal mio punto di vista a entrare a far parte di un contesto di Serie A. Sbaglio, perché un declino così dalla A e passando alla B e adesso sono lì a lottare per cioè la Serie C che sta andando indietro, per me lì c'è molto di un problema, secondo me, economico. O sbaglio, ste? Certo, ma il problema di questi tempi sono sempre là e andiamo a sbattere. E i livelli delle società si sono molto abbassati a livello del patrimonio. Quindi tutte le squadre non navigano in acque. Certo, Quindi. certo. Senti, io spero che lo Spezia si salvi, perché cioè, è venuto anche in A, è una squadra toscana ben collaudata, ecco, dispiace tutto questo perché alla fine, però purtroppo, i soldi al giorno d'oggi fanno tutto. Se hai i soldi per comprare i giocatori, puoi andare avanti. Se non hai giocatori, purtroppo, ahimè, cominci ad andare giù. Senti, Certo. parliamo di un'altra squadra, cambiamo discorso. Parliamo di questo Feral Pisolò. Ecco, che è una squadra, se non mi sbaglio, bresciana. Se non mi sbaglio, No, eh. Emiliana. Emiliana, ecco. Non so perché ho detto bresciana. Vabbè, Emiliana. Senti, Perché comunque sta a confine, Ok, diciamo. senti, ha giocato con la Sampdoria, ecco, quella Doria qua che alla fine è altalenante, però secondo me non dipende dal tecnico che è in panchina, perché l'abbiamo avuto noi, lì ti ha fatto capire il contesto, che in Serie A con altri giocatori lui poteva fare tante cose, in Serie B con questi giocatori purtroppo puoi mettere la tua mano, però secondo me non è che puoi fare troppi miracoli. Adesso parliamoci chiaro, Ste. O sbaglio? Per la Pisalò, considerando che stava in Serie C, una neopromossa, quindi non puoi fare miracoli già il primo anno. Senti, ecco perché poi ti interrompo nel senso che Feral Pisalò adesso è penultimo e purtroppo fa parte di questo cuscinetto di retrocedere, ecco. E invece la Sampdoria, secondo me, se è lanciata fuori, a meno è brutto da dire, cioè praticamente è uscita, si può dire, dal cuscinetto della retrocessione. Sì, ma non è ancora al sicuro, Certo, diciamo. perché lei ha 34 punti col Bari, 33 c'è il Cosenza Reggiana, però voglio dire, già 34 punti è dodicesima in classifica. Adesso io Diciamo che la classifica è è corta, corta, bravo. perché 36 sta di playoff. La Sampdoria sta a 34 e la Ternana sta a 29, Certo. quindi
perché sono tutti lì a un punto, due punti, capito? Non c'è tanto distacco tra quella dietro e quella avanti, capito? Sono lì tutti a un punto, due punti, tre punti, però, cioè, sono lì tutte, ecco. Però è già un bel contesto a uscire proprio dalla fase retrocessione che era 3 settimane fa, ragazzi. 3 settimane fa io la Sampdoria non potevo immaginare di averla lì o guardare la classifica della Doria in questo contesto qua, ecco. E sai, ti fa quel senso lì perché è sempre stata una delle concorrenti in Serie A, ecco, passando in Serie B e ritrovarla così, cioè, mi faceva un po' paura, ecco, nel senso di dire, cacchio, una bella squadra e tutto, è andata in Serie B e scesa proprio di brutto, ecco. Adesso Esattamente. diciamo che un po' si sta sollevando. Adesso però vorrei parlare, dopo la Sampdoria, parliamo dell'Ascoli Reggiana, che questo è stato un bel match, però era un po' rognoso perché anche noi abbiamo dato la schedina, dopo la leggiamo, non so se l'abbiamo azzeccata sta partita qua, cioè praticamente è finito 0-0. Ecco, reti inviolate. Adesso nel contesto io ho visto le Lai, sì, hanno giocato, però non è stata, secondo me, una bella partita. Forse hanno Esattamente. cercato di studiarsi, però secondo me si sono studiati fin troppo che non hanno combinato niente. È così? Beh, diciamo che questa partita c'è stato Viviano è stato espulso il portiere, quindi è comunque rimasto in 10 l'Ascoli. Poi un rigore non dato all'Ascoli. Sono tutte cose che fanno capire che le squadre si sono accontentate del pareggio in qualche modo. Certo, allora ricordiamo che l'Ascoli e la Reggiana, allora l'Ascoli ha 28 punti e la Reggiana 33 punti, sono tutte e due nella fase della retrocessione, però ripeto, sono lì tutti a un punto, due punti, tre punti, cioè nel senso non c'è quel distacco enorme, ecco, secondo me possono farcela per cercare di rientrare star dentro nella Serie B, ecco. Manca ancora 10 partite, penso, però secondo me ce la possono fare. Ce la posso Certo. evitare, sì. Senti, parliamo di un'altra partita, dato che ce li ho qua sotto mano. Parliamo del Como Venezia. Ecco, questo è uno scontro di uno che si può averlo anche in Serie A, questo bellissimo scontro. Ecco, che partita è stata, Stefano? Il Como è passato un vantaggio, poi comunque è stato il pareggio, e poi al 90esimo è passato in vantaggio il Como, quindi ha vinto la partita. Quindi se non finiva in pareggio, Non si poteva dire niente, cioè era giusto anche un non si pari. poteva dire niente, Certo. Allora, ricordiamo anche che il Venezia, adesso io qua sono uscito, aspetta, ricordiamo che il Venezia è quarto in classifica, praticamente a 51 punti, scusa, e invece il Como a 52 punti, cioè si parla, ragazzi, dei playoff. Questi sono terzo e quarto posto, capito? Secondo me è una battaglia anche questa per giudicare o per entrare a far parte dei playoff, perché ripeto, sono lì. anche perché la prima e la seconda vanno dirette in Serie Ah, la prima, la due ne passano subito contemporaneamente e poi le ultime A. fanno i playoff. Ok, allora adesso attualmente Esattamente. passa Parma e Cremonese. Ecco, attualmente a oggi, Sì. però c'è ancora tanto da giocare. Senti, parliamo di un'altra squadra. Si è parlato, scusa, adesso io sono andato avanti qua. Si è parlato di Como Venezia, parliamo di Cittadella Pisa. Ecco, che sono due squadre. Allora, il Pisa lo conosciamo, te lo ricordi? Il Pisa di Ancoletani.
Questo personaggio Sì. presidente che io mi ricordo, infatti sono andato anche a spulciare le ultime sue cose che faceva, che lui dietro la porta buttava giù il sale per scaramanzia. Te lo ricordi sta roba? Questo contesto qua. Lui buttava giù sto sale per cercare di essere scaramantico e infatti lo inquadravano ogni tanto che buttava giù e andava indietro alla porta e buttava giù sto sale per essere scaramantico. Ecco, senti, adesso io vado a vedere dove sono collocate. Allora, il Pisa ha 34 punti e un undicesimo. Invece il Cittadella ha 36 punti. Praticamente il Cittadella è nono e il Pisa è undicesimo, metà classifica. Ecco, queste due squadre qua, secondo il tuo punto di vista, possono apprendere il contesto dei playoff o secondo me va bene così e si salvano, cioè stanno dentro nella Serie B. Cittadella comunque è una bella realtà e Pisa ci prova ogni anno, ma non ci riesce ad andare in Serie A. Penso che Pisa ci potrebbe rientrare perché, come ti ho detto, la classifica è corta, quindi sarà tutte dal 36, 34. Ci potrebbero stare tutte le Certo, squadre ma fino al Bari. certo, però secondo te, Stefano, parlando seriamente tra me e te, ecco, cosa dovrebbe cambiare il Pisa per cercare di entrare o alzarsi a far parte dei playoff per venire in A? Cosa deve cambiare? Qualche giocatore? Cosa manca a questo Pisa? Ma che è la concentrazione nel fare, nell'andare avanti, nel fare azioni, costruire azioni da gol. Perché i Questo manca. giocatori ce li ha, bene o male ce li ha i giocatori, o sbaglio? Si è un po', non si è tanto rinforzato in attacco e Pisa, però, nonostante questo, ci sta provando. Certo, allora bisogna un attimino aspettare che prima o poi questo, diciamo, Pisa butta la sua reattività per cercare di entrare a far parte dei playoff, per cercare di entrare in Di Serie A. solito nella seconda parte della stagione il Pisa fa sempre quella cosa in più e fa più punti. Saremo a vedere quest'anno se comunque riesce a rientrare nei playoff. Certo, senti, lasciamo stare il Pisa che abbiamo parlato, il Cittadella che secondo me è una squadra bella che secondo me ci darà tante soddisfazioni negli anni a venire questa squadra qua. Parliamo di Cosenza Catanzaro. Ecco, Cosenza Catanzaro 0-2. Allora, il Catanzaro è a 48 punti e quinta in classifica. Il Cosenza, io vado indietro, il Cosenza è a 14 punti. Praticamente diciamo che è nel cuscinetto delle pretendenti per salvarsi. Si può dire questo, ecco, non me ne vogliono male il Cosenza, però secondo me può limare qualcosa per cercare di non andare indietro questo Cosenza. Perché io ho visto le live, questo Cosenza non è male. Non è C'è da male. riguardare qualcosa ancora, però vedendo come gioca, secondo me ce la può fare, dal mio punto di vista. È tutto un fatto di alti e bassi perché fa certe partite belle, poi casca e si riprende e ricomincia. È È discontinuo discontinuo. come spazio. Senti, invece del Catanzaro. Adesso attualmente non si può dire niente perché ragazzi è quinto. Questo Catanzaro potrebbe entrare anche nei potrebbe. Secondo me è già dentro nei playoff. Ecco, ha qualche maggiore in più delle altre pretendenti per entrare in Serie A? Stefi?
Non ho capito la No, domanda, dico scusami, che, stavo un no, attimo. dico che Catanzaro può essere una delle pretendenti per entrare in Serie A, vedendo tutte le squadre che sono lì, Cremonese, Como, Venezia, loro e Palermo e Brescia, mettiamole tutte nel calderone. Il Catanzaro può dire la sua per entrare in playoff e addirittura passare in Serie A? C'ha tutte le caratteristiche? Potrebbe avercela come caratteristica, però bisogna vedere sempre alla fine, perché adesso è quinta, ma ce la farà arrivare a maggio con questo risultato, con questa classifica? Attualmente a oggi ti faccio una domanda. Parte il Parma, che Parma Cremonese pa vanno su in A, mi hai detto, le due partono subito in A. A oggi Cremonese, scusa, Como, Venezia, Catanzaro, Palermo e Brescia. Mettiamo dentro queste squadre qua. Parte queste due qua che passano in A. Dal tuo punto di vista, chi a oggi può passare in A? Vedendo tutte quelle squadre qua, la migliore per te che può andare in Serie A, quale potrebbe essere? Io ad ora vedrei bene Brescia, Como e Cremonese. Queste tre qua, una di queste tre qua. Ok. Sì. Ok. Speriamo, vediamo andando avanti perché, ripeto, il campionato è ancora lungo, ci sono, penso, 10 giornate se non mi sbaglio, se non vado errato. Ci sono ancora 30 punti a disposizione. Potrebbe ricambiare un attimino ancora la classifica nei playoff e quella di lì, quella sotto. Ecco, con ciò noi parliamo attualmente di oggi. Senti, per finire abbiamo questo Modena Cremonese. Allora, ricordiamo che la Cremonese attualmente oggi è in Serie A e secondo me non è che c'è tanto da dire. Esattamente. È una bella squadra, è sempre stata una bella squadra. Io vi ricordo che questa squadra qua una volta c'era lì un campione che era Gianluca Vialli, che ricordo, e perché ogni tanto io quando parlo di Vialli mi emoziono perché era uno dei miei idoli, essendo juventino. Io avevo molto, cioè ci tenevo tanto a questo giocatore qua. E purtroppo, quando io ho intrapreso la notizia, mi si è spaccato il cuore, cioè ho pianto. Non ho problemi a dirlo in diretta perché era un mio idolo, era uno che non era uno sbruffone, che lo abbiamo conosciuto tutti, era uno che era veramente forte, si allenava e nonostante la sua robustezza che aveva nelle gambe e nello fisico, lui ha sempre messo in campo il 100% di quello che poteva dare, o anche di più. Ecco, e questo campione è uscito da questa squadra qua. Vedi che ogni tanto i talenti nascono anche di queste squadre meravigliose che non sono blasonate, che non si sa neanche di dove arrivano queste squadre qua. Però questa Cremonese, gli anni che ha fatto Vialli, ha dato un tocco in più in questa squadra e oggi dà ancora la testimonianza perché sta dicendo la sua questa bellissima realtà, ecco. E invece io passerei anche al Modena. Il Modena, anche lui, una realtà che abbiamo visto in Serie A. Il Modena sta andando bene perché alla fine ha 36 punti dietro il Brescia, non è che sta andando male. Ecco, Esatto. la sua cosa sta dicendo anche lui, la sua squadra, i suoi giocatori stanno dicendo la loro, ecco. Un attimino, secondo me, ci sono ancora tanti punti a disposizione e questa io non la lascio perdere, Stefano, come contesto di questo playoff che stanno dicendo a oggi tutte le squadre che sono lì in alto. Io la metterei dentro anche lei, il Modena. Cosa dici, te, Ste? Beh,
Considerando che Modena, diciamo, la Cremonese è rimasta in 10 e nonostante tutto in 10 è riuscita a vincere a Modena, se no finiva in pareggio questa partita, eh. C'è anche da dire questo, perché ragazzi, giocare in 10 non è facile, uno in più in Serie B, in Serie A si fa molto sentire. Cioè, Non è uguale la Serie A, la Serie B, totalmente diversa. e secondo me il Modena io lo farei rientrare dal mio punto di vista in questo contesto qua delle grandi. Senti, allora io però volevo leggerti la classifica che abbiamo fatto noi. La schedina, noi abbiamo fatto una schedina. Allora, praticamente noi, allora, su Tirol Lecco abbiamo dato l'1 e l'abbiamo azzeccata. Infatti io adesso vado a vedere quanti ne abbiamo beccati, così la Sì. prossima volta le giochiamo. Però io non sono molto, tra virgolette, iellato nel gioco, te lo dico. devo dire quello che bisogna dire. Allora, poi, senti, Ternana Parma 3 e l'abbiamo preso, noi abbiamo messo 2. Poi, abbiamo preso anche il Brescia 4-2. Poi, il Bari l'abbiamo preso perché abbiamo messo 1x, giusto? Sì, giusto. Poi, abbiamo preso anche la Sampdoria, che abbiamo messo 2. Poi, ascoltami, Ascoli Regina abbiamo messo 1x e l'abbiamo preso perché è finito in pari. Il Como l'abbiamo preso perché abbiamo messo 1 fisso, loro hanno vinto 2-1. Abbiamo sbagliato il Cittadella Pisa, perché noi abbiamo messo 1x e invece il Pisa ha 1 esatto. vinto 1 e questo Sì. abbiamo sbagliato. Poi abbiamo fatto Catanzaro, Cosenza Catanzaro, il x2 e l'abbiamo preso. Abbiamo E presa. l'ultima, porca miseria, l'abbiamo sbagliata perché noi gli abbiamo dato l'1 al Modena e invece ha vinto la Cremonese. Allora, noi praticamente abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punti e 2 li abbiamo sbagliati. Stiamo andando bene, eh? Dai. Non mi sembra tutto. Allora, logicamente, bisogna fare l'unplay. Io te l'ho già detto, sono iellato. È già tanto questi punti qua che abbiamo fatto e l'ho fatto in merito a te perché l'abbiamo vista assieme, però diciamo che non siamo andati maluccio, giusto? E adesso faremo la prossima, però io vorrei andartela leggere la 29esima giornata. Ricordo che in tutte le 38 partite siamo alla 29esima giornata, ne mancano 9. 9 9, 18, 27 punti a disposizione con questa D che sto leggendo. Allora, si comincia venerdì alle 20:30 e vedi che vedi? Guarda che bellissimo incontro, Parma-Brescia alle 20:30. Poi ci spostiamo al sabato alle ore 14 con Cosenza-Cittadella. Poi sempre il sabato alle 14, questi giocano. Ci sono ancora due squadre che giocano alle 14, c'è cioè Spezia su Tirol e Modena Feral Pisalò. E questi giocano tutti sabato alle 14. Alle 16:15 di sabato si gioca i rispettivi incontri Pisa-Ternana, Catanzaro-Reggiana, Cremonese-Como, Lecco-Palermo e domenica, scusate, ho fatto un po' un miscuglio, nel senso che sabato alle 16:15 gioca Cremonese Como, poi
Dalla domenica alle 16:15 sempre c'è Lecco Palermo, Venezia Bari e Sampdoria Ascoli, che Sampdoria Ascoli è il posticipo del sabato sera che gioca alle 20:30. Senti, guarda che qua, da quello che ho letto io, ci sono bei incontri, Sì. nel senso, cominciamo a prenderne uno. Al venerdì sera c'è Parma-Brescia, che è tanta roba. Come dicono il giorno venerdì del giorno d'oggi, giusto o sbaglio? Esatto, sì. Ecco, senti, io infatti io con te voglio giocare la schedina, perché non ci deve scappare sta schedina qua. Allora, Parma-Brescia, che mettiamo? Io metto un pareggio. Allora, tu metti un pareggio 2-2, una cosa del e genere. io metto l'1, così viene fuori 1x, giusto? X. Senti, poi c'è Cosenza Cittadella. E Io metterei un questa. X2. Sì. Tu metti x2. Ok, allora facciamo una partita a sé secca per uno dei due. Allora, tu hai detto questa, io vado Spezia su Tirol. Su Tirol, io però lo Spezia gli do l'1. Abbondo. Voglio dargli un qualcosa in più allo Spezia. Catanzaro Reggiana, te che gli dai? Io metto un gol. Al Catanzaro? Ok. Gol tutte e due, 1-1, 3-2. E allora che devo fare? Catanzaro-Reggiana però è difficile. 1x più gol. 1x. Ok. Allora, poi dopo, cacchio, però a me mi lasci sempre quelle più. Cioè, adesso qua c'è Cremonese Como. Che gli do io? Questi sono in alto tutti e due. Io darei un bell'X. Però la Cremonese è del mio Gianluca Vialli. Il Como, io sono vicino a Como. Abito quasi vicino a Como, non è distante da me a Como. E c'è una bella, bello stadio, una bella tifoseria. Porca miseria. Io sarei propenso, guarda, ti dico la verità, di dargli un 2 al Como. Però sta Cremonese qua è seconda, capisci? È tanta roba e gioca in Ecco casa. perché ho detto che il pareggio ci può andare bene per tutte e due. Allora, mettiamo un pari tutti e due. Poi tocca a te. Lecco Palermo è un'altra bella. Lecco Palermo, 2 al Palermo. Ok. Venezia Bari. Eppure Vabbè, questa è io una bella partita. poi mi capitano sempre a me. Allora, vedendo considerazione, cioè io darei l'uno. Però anche sì che a me dispiace del Bari, porca miseria. Io metterei un 1x. Ci mettiamo l'1x, giochiamo? Ma sì, dai, eh? Tanto se sbagliamo, se sbagliamo tutte e due. Ah sì, ma io ho messo x fissa al Venezia. Tu hai messo l'x fis. Metto l'1x, dai, via. E poi c'è l'ultima. Io Sampdoria Ascoli, che non me ne vogliono. Qualcuna delle nostre amiche, lo sai benissimo anche te, scusami, lo sa di chi sto parlando, però io, cioè, no, io gli do l'uno alla Sampdoria. Te cosa gli hai dato alla Sampdoria? 1x. Io l'uno, proprio uno. Senti, allora, la schedina l'abbiamo giocata in diretta con tutti. Manca Pisa Ternana. Manca Eh sì, ma dov'è il Pisa Pisa? Ternana. Scusa, scusatemi, io non la vedo. No. Pisa Ternana, già, scusate, l'ho persa nel mirino. Vabbè, io Pisa Ternana
Te che gli hai dato a Pisa Ternana? Io uno a Pisa. 1 al Pisa, 1x, via. Buono, Ok. abbiamo finito con il contesto della serie B, giusto? Senti, ci proiettiamo nella serie A, spettegoliamo un po' della serie A, si dice spettegules, come dice Striscia la Notizia. Allora, noi andiamo sulla bella classifica, anzi degli incontri di ieri che ci sono stati in Serie A, che praticamente qua, che poi stasera finisce con Inter Genova. Allora, io ti rilego la classifica, cioè gli incontri che ci sono stati, e poi ti dirò la classifica. La 27esima, scusa, giornata ci ha proposto queste partite: Lazio-Milan 1-0 per il Milan, Udinese-Salernitana 1-1, Monza-Roma 4-1 per la Roma, Torino-Fiorentina 0-0, Verona-Sassuolo 1-0, Frosinone-Lecce 1-1, Empoli-Cagliari 0-1, Atalanta-Bologna 1-2, Napoli-Juventus 2-1 e stasera alle 20:45 a San Siro si gioca Inter-Genova. La classifica dice questo: Inter 69, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 43, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 37, Monza 36, Genova 33, Lecce e Empoli 25, Udinese e Frosinone 24, Verona, Cagliari 23, Sassuolo 20 e Salernitana 14, scusate, e Udinese 24, l'ho saltata. Allora, cerchiamo di fare un discorso generale per far capire anche la gente che entra dentro. Allora, parliamo un attimino della tua Lazio col Milan. Ecco. Possiamo cambiare domanda? No, allora, diciamo che purtroppo questi arbitri ancora una volta non sono stati all'altezza qualcuno di, diciamo, dirigere questi incontri qua, o perché era troppo forte quello che andava a fare, però a me non penso, perché sei un arbitro di Serie A, se no a questo punto vai in Serie B. O secondo me è stato un po' precipitoso con questi cartellini che sono viaggiati a destra e a sinistra. Purtroppo hanno, tra virgolette, brutto da dire, penalizzato la Lazio perché i tutti rossi ne sono andati fuori tre, se non mi sbaglio. Sì. Allora, il contesto io sempre lo dico in buona fede. Tu puoi andare a arbitrare, gli errori ci stanno, però io non vedo ancora, Stefano. Purtroppo, io lo dico, l'ho detto anche su una live, non ci sono più gli arbitri come Collina. Spiego, se tu fai un fallo di giallo, che ne fai un altro, e questo sei a cartellino rosso, io prima di buttarti fuori ti prendo da parte e lo dico. Ti dico, ragazzo, prossimo vai fuori. Ma ti avviso, fai almeno la scena davanti ai tifosi. Ma no, pitosamente a buttare fuori un cartellino rosso, perché tu praticamente vai a danneggiare un'altra squadra. Che Certo. poi io, tra l'altro, sai la roba imbarazzante che ho visto, che in 50 anni di più di 50 anni che ho, io non ho mai visto un arbitro tirare fuori subito in tutte e due le mani un cartellino diverso, giallo e rosso. Cioè, sembrava un vigile di strada, scusami se te lo dico. Veramente, Cioè, veramente. ragazzi, io non mi so. Cioè, allora io dico, allora, ci sta la reazione, però perché devi arrivare ai cartellini? Ma prima prendi tutti e due, gli fai, no, un lavaggio del cervello, e dici, ragazzi, ne fate un altro, andate fuori tutti e due. Però cosa vuol dire far viaggiare sempre quei cartellini? Cioè, secondo il mio punto di vista, troppa mano facile. Anche a Napoli. A Napoli, quanti giocatori ammoniti della Juventus e quanti del Napoli? Troppo precipitosamente.
Sì, è Chiamalo, vero. chiamalo. È sbagliato, la prossima ti do il giallo, basta. Però cercare un attimino di far capire, oddio, se è un fallo che entri per spaccare le gambe, non lo fai apposta, però si vede che un fallo da giallo, lo tiri fuori subito. Non è un contesto di stare lì troppo a spiegare. Anche perché così danneggi veramente la squadra. Mo Ragazzi. ci ritroviamo con l'Udinese senza Pellegrini, senza Guendouzi, senza coso Marusic, cioè gli ha levato la squadra. Che poi voglio dire, senza demerito del Milan, perché il Milan poteva anche vincere, non è questo il contesto. Perché Però, hai capito? secondo me era un pareggio assodato già dall'inizio. Però Potevamo anche vincere, però come al solito l'arbitro ci ha messo la sua, ha peggiorato la situazione. certo, nulla da dire al Milan, ecco, perché non è colpa del Milan. È solo, No, secondo non c'entra me. niente. È solo, secondo me, dal mio punto di vista, che gli arbitri devono cominciare a cercare di un attimino di non farsi vedere nel contesto, di tirare fuori questi cartellini qua, tra virgolette, inutilmente, che tu puoi prendere subito il giocatore e parlarle. Come, ripeto, se ci sono dei falli che proprio vai per fare male al giocatore, allora puoi anche buttare fuori il rosso diretto. Nessuno ti dice niente. Però un Esatto. attimino di cercare di anche di, perché se no, ragazzi, finiamo tutte le volte in 7-8 giocatori qua. Cioè, poi rovini la prestazione della partita, al mio punto di vista. Senti, poi parliamo di un'altra partita che secondo me ha lasciato il segno perché era bella. Non mi aspettavo di trovare un Atalanta che dopo l'Inter è andato in confusione, può essere perché, cioè, vincevi 1-0, hai perso 2-1. Dal Sì, tuo punto di infatti vista. è stata una sorpresa questo Bologna che ha vinto in rimonta. Poi in casa dell'Atalanta a Bergamo non è facile andare a vincere, Esatto. eh? Senti, io ti faccio subito una domanda che penso che tutti quelli sotto al rullo vogliono farti. Digli, chiedi, fai. Dove può arrivare questo Bologna? C'è chi dice in Champions, c'è chi dice in Europa League. Secondo me, Europa League. Bologna non penso che va in Champions, non ce la fa. Qualcosa si lascia indietro. Però anche di dire che il Bologna Passo falso. attualmente a oggi il Bologna è dietro il Milan. In teoria si finisce questo. A oggi Bologna è in Champions. Anche perché secondo me c'è un'altra squadra che sta risalendo piano piano e secondo me andrà in Champions. Un Posso. signor Napoli, a mio avviso. Dici? Può essere. Io invece, dal mio punto di vista, non direi proprio il Napoli. Allora, il Napoli farà bene, perché questo allenatore, dal mio punto di vista, questo allenatore qua, nessuno sapeva niente, nessuno sa chi è, però questo allenatore, secondo me, ha cambiato marcia. Io posso anche pensare un'altra squadra, che io lo Non ci ha so che capito. te, che Non ci te, ha capito. ecco, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Dunque, il signor De Rossi con la sua Roma sta facendo molto bene. Purtroppo devo dire anche questo. A vedere attualmente oggi, ragazzi, la Roma Punti di vista. è lì a 3 punti dietro il Bologna, cioè non è tanto distante. È vero che la Roma mi sembra che c'ha la coppa questa settimana, se non mi sbaglio giovedì, e poi dopo va a Firenze. Sì, come ti ho già detto, i conti si vedono sempre a maggio. C'è da dire che la Fiorentina non ha la giornata infrasettimanale. Non so se trovo una Fiorentina, a parte che adesso la Fiorentina, secondo me, io lo dico sempre, da quando ha fatto la Supercoppa italiana che è venuta a casa con la testa bassa, secondo me non si è più ripresa. Ha preso un contraccolpo che secondo me
È saltato qualcosa in questa squadra qua. Non lo so. Io sto vedendo perché adesso la Fiorentina ha alti e bassi. Ad esempio, ieri doveva vincere a Torino, non l'ha vinto, per cercare di stare dietro al passo. Invece ha La fatto lo 0-0. Juve è caduta libera, La Juve, caduta libera. purtroppo la Juve è caduta libera, adesso ne parleremo e spiegherò anche il perché. Senti, intanto abbiamo parlato di Atalanta-Bologna. Parliamo subito della Juventus-Napoli. Allora, niente da dire, il Napoli ha fatto la sua partita. Niente da dire. Io posso dire che io ho visto una Juve che ha giocato. Non è stato un bel gioco, perché si sa che la Juve non ha gioco, purtroppo con Allegri. Lo sappiamo tutti, lo sanno tutto il mondo intero ormai che Allegri non ha gioco. Però perlomeno ha giocato. Abbiamo sbagliato 4 gol, belli e fatti, cioè davanti lì alla porta. Ragazzi, non è colpa del Napoli se mi sbagli questi gol qua. Adesso io Esatto, nulla da dire con Vlahovic, però se purtroppo ha sbagliato 2 gol che poteva insaccare facilmente, tra virgolette, non erano palle irraggiungibile buttate lì, cioè, però quel segno dei poi purtroppo, mio caro Stefano, non andiamo da nessuna parte, come dicono, alla testuale vita che ci presenta oggi. C'è un rammarico, io sono molto rammaricato perché questa squadra, perché secondo me, cosa posso dire? Per me è una squadra da rifondare, una società da rifondare. Perché io di società vedo qualcosa, però il fatto che un presidente non si fa vedere più, non so poi chi è, se è ancora Agnelli, se è ancora l'altro che dicono, non lo so, io non vedo nessuno, vedo solo il signor Giuntoli che era lì a Napoli, che l'hanno inquadrato 2 o 3 volte, con il suo braccio destro, chiamalo come vuoi, e basta. Io Agnelli, altra gente non le ho viste. E io è questo che continuo a dire, che io rimpiango il mio Gianni Agnelli, perché se c'era lui tutto questo contesto qua non esisteva. Non andavamo in giro purtroppo in tutta Italia a far figure. Io la penso così. Detto questo, perché magari mi danno del pazzo o me lo danno, chi se ne frega, c'è da dire che anche la Juventus attualmente seconda classifica, sì. Però adesso io faccio una domanda a te e agli altri. Io quando è finita ieri la partita mi sono chiesto come mai questa squadra si trova seconda posizione. Pensate bene alla domanda che vi faccio, che la Juventus era un punto era un punto dall'Inter. Adesso la Juventus, non ti dico quanti punti ha dall'Inter. E dietro a un punto ci abbiamo il Milan. Cos'è di questa Juventus qua che si può dire? Che tutti, eh sì, no, Allegri, no, cioè, qua io capisco che questa società è stata da rifondare perché è andata via la maggior parte di persone. Secondo me, la prima cosa fondamentale, brutta da dire, purtroppo di aver lasciato scappare Marotta, che all'Inter sta facendo molto bene. E questo è il primo punto che gli juventini non lo dicono, perché sono orgogliosi, però purtroppo Cesare devi dare quello che è di Cesare. È andato all'Inter e sta dimostrando che è un direttore sportivo il numero uno. Purtroppo c'è da dire anche questo. Esatto. Seconda roba. Chi è che c'è su alla presidenza? C'è ancora Agnelli? Si è intromesso Elkan? Boh, io non vedo nessuno. Cioè, tu hai dato in mano una situazione ad Allegri per fare un contesto, per fare questo, diciamo, come si può dire, 4-5 anni per cercare di fare un contesto che loro lo chiamano in un altro modo, non me ne frega, ne puoi proprio fregare di meno. Adesso poi non mi viene in mente, quando mi verrà in mente te lo dico. E
Però voglio dire, tu hai fatto 3 anni, 3 anni non hai portato a casa niente. Purtroppo i tifosi della Juve vogliono vincere perché siamo sempre stati abituati bene. A vedere una Juventus che ogni anno passa, lascia stare l'anno scorso il punteggio di qua di là, che poi se non c'era quel contesto lì dei punti, però secondo me il campionato non lo vincevi lo stesso, sì, arrivavi seconda, però capisci che ormai in un contesto di una Juventus, di un Milan, di un Inter, arrivare secondo ai tifosi non ne può fregare di meno, loro vogliono vincere perché sono stati abituati bene. Allora, Certo, sì. se loro mi prendono Allegri per fare, ecco, non mi veniva questo progetto che dicono, però il progetto dura 4 anni. Se tu in 4 anni del progetto che fai alla fine è un eterno secondo, cosa facciamo noi? Cioè, è quello che tanti tifosi non lo dicono. Sì, dicono hanno preso lui per cercare di portarti in alto, capito? Un anno ci sta, 2 anni ci sta, il terzo me lo devi vincere però. Cioè, cerchiamo. Se no, tu in conferenza stampa non vai tu a dirlo, società, però metti qualcuno che parla a dire: ragazzi, la situazione è questa. La società è da costruire. Stiamo facendo un contesto per cercare di fare gruppo, di cercare di amalgamare questa società e questa squadra qua. Non pensate di vincere quest'anno, un altro anno. È un progetto che andando a lungo termine comincia a fare dei. Allora è un contesto. Ma se tu non gli dici niente ai tifosi, cioè ragazzi, i tifosi vanno in casa in trasferta, spendono quasi 1.000 euro all'anno a campionato. Ma tu gli puoi andare a dire che questo qua fa il progetto, che questo arriva sempre secondo in ogni parte che vanno. Ma tu puoi dire un contesto del genere? Il tifoso ti prende a schiaffi, dice: oh ragazzi, ma io vado in casa in trasferta e spendo dei soldi per È vedere lo che stesso cosa. discorso nostro della Lazio con lo Tito. Cioè, è per quello che dico, per l'amor di Dio, se è cercato di avere Allegri per cercare di fare pilotare questa squadra qua, fare, però hai capito, è rivalto 3 anni che non hai fatto niente. Purtroppo i tifosi della Juve sono abituati a vincere. Quando gli dai il lecca-lecca, che adesso gli dai la caramella, la caramella non gli interessa più, perché è Certo, sempre stato certo. abituato col lecca-lecca. Cioè, parliamoci chiaro, è questo il contesto che tanta gente sulle live fa, entra Juventini e dicono: no, ma Allegri, ma ho capito, ma Allegri cosa. Cioè, fin dei conti, un progetto. Abbiamo aspettato 3 anni, il progetto è da 4, perché poi tra l'altro adesso cosa succede? Che la Juventus non gli dà più carta, cioè gli dà carta bianca nel senso che può decidere lui se rimanere o andare via. Perché? Perché l'errore l'ha fatto diciamo, col tuo amico Sarri, che l'ha avuto lì, ha vinto il campionato, l'hanno cacciato perché c'era il signor Ronaldo, perché hanno voluto mirare a Ronaldo, però a Ronaldo, gratta gratta, gli ha detto: Juve, devi comprarmi i giocatori per vincere la Champions. La Juve ha Certo. detto: io non ti compro niente. A lui ha cominciato a spostare le macchine, punto e basta, perché lui è un vincente. È questo che devono sapere i tifosi della Juventus. Ma queste analisi non li fanno. Cioè, capito? Loro vanno avanti così, certi, va bene così, ma non va bene. No? È un contesto che purtroppo casa Juve non ti puoi permettere questi, diciamo, campionati buttati via. Perché Certo, siamo certo. sempre stati abituati a vincere. Poi, col senno di poi, non sei entrato in Champions che sono soldi che ti portano. Cioè, un marchio come la Juventus all'anno deve guadagnare, deve guadagnare. Lui in 3 anni non ha guadagnato niente. E ti dirò di più che in Coppa Italia, che vi ritroveremo, non so se la portiamo a casa attualmente a oggi. Perché io ho visto ieri dei giocatori, sì, però non è come dice il signor Del Piero che giocano al 110%. Tra virgolette, mi sembrano. Scusate il termine. Fighette. Scusate se lo dico. Femminucce. Femminucce, come si dice in gergo, no? Cioè, per dirtene una. Non lo so, non lo so. È per quello che magari io, dal mio punto di vista, sono troppo severo.
Però ragazzi, è inutile far finta di niente. Questo è 4 anni e non ha vinto assolutamente niente. Cosa si vuol fare? Si vuole fare un altro anno così? Sì, poi si dice no, però se arriva secondo va in Champions. Se arriviamo in Champions, se c'è qualcosa che ti fa andare in Champions, perché adesso le altre sirene dicono che forse la Juventus non rientrerebbe neanche all'iscrizione della Champions. Io spero che mi sbagliano, perché sennò alla fine, diciamo, scusami se te lo dico anche te e a tutti i presenti su TikTok e YouTube, è un, diciamo, non un complotto, è un'ammirazione solo per questa squadra qua. Ecco, dal mio punto di vista, posso dirlo, perché adesso è arrivata a seconda, non ha fatto niente, metti il caso, finisce il campionato e seconda, adesso qua girano le voci che non hanno neanche scritta nel contesto della Champions. Cioè, capisci? Non vorrei che tirano fuori un'altra bagianata. Certo, certo. È quello che mi preoccupa a me. Cosa ne pensi te? Senti, se vai più indietro, se no ti taglio la testa. Senti, cosa dici te? Che ti devo dire? Questo è, non è la mia squadra, però posso dire che posso solo dire che secondo me con la Juve ce la possiamo fare a vincere in Coppa Italia, sia in campionato che in Coppa Italia. No, Voglia. è il ragionamento tuo è giusto, da tifoso. Sì, è così, purtroppo. No, è Hai perché ragione. no, cioè io ammiro anche il pensiero degli altri, però quando ti vado in like e dicono è un progetto di Allegri, sì, ho capito il progetto, però sono 3 anni, non diciamo niente. E però era l'unico che poteva cercare di darti, ho capito. Allora la società, no, personalmente, portava lì un delegato che parlava in contesto in conferenza stampa, che noi perlomeno avevamo una questione di dire sì, ragazzi, bisogna aspettare, l'aspettiamo. L'aspettiamo. Perché adesso io non vado più a Torino, non so a Torino quando gioca, se ci saranno i fischi, quando finisce, ad esempio, Juventus-Empoli, che abbiamo perso in casa con l'Empoli, se ci sono stati dei fischi. Non lo so. Esatto. Tu devi fare un calcio a 360 gradi, non un calcio a 25 gradi e gli altri chi se ne frega. Cioè, perché ti piace Allegri. Ognuno, io rispetto le idee di tutti, perché tutti possono essere allegriani e tutti non possono essere. Io purtroppo, a me non piace perché dal mio punto di vista, un allenatore scarso, c'è gente che secondo lui Allegri, giustamente, è uno dei migliori in Italia, ma ci mancherebbe, io rispetto tutto quello che vuoi, però gratta gratta faccio tre conti, 3 anni non abbiamo vinto niente. Cosa dobbiamo fare? Non lo so. Non lo so. È questo il Questo contesto che quando vado su in live quando sui dico. live dico, Però ognuno ognuno giustamente la pensa giustamente la pensa come vuole. come vuole. Senti, Certo. cambiamo Abbiamo registro. registro. Comunque niente da Comunque dire al niente da Napoli, dire perché a Napoli perché ha fatto la sua ha fatto la sua squadra, stessa ci mancherebbe, squadra, ci assolutamente. mancherebbe. Però purtroppo il risultato è questo. Senti, parliamo di un'altra partita che secondo me è stata una bella partita, perché è Monza-Roma. Perché adesso io ho visto, posso dire che De Rossi ha trasformato sta Roma, perché continua a vincere, tranne l'Inter ha sempre vinto. Poi sai benissimo anche te che andare a Monza a vincere in questo contesto di questa squadra Adesso qua, questa squadra qua che sta facendo bene, a vincere 4-1. Poi io la partita non l'ho vista, però sto vedendo che De Rossi sta molto facendo bene. Secondo il tuo punto di vista, De Rossi, come ha cambiato la squadra? Beh, secondo me ha cambiato la squadra, ha cambiato la squadra nel senso come comportarsi quando c'è una partita, come devono andare in campo, ma diciamo la squadra resta sempre quella, non è che è cambiato No, qualcosa. certo.
Però è Però la concezione di entrare in campo gli ha dato una bella strillata. certo, no, Quello è il però sai fatto. cos'è che resto lì? Cioè, nel senso, perché il precedente allenatore era Mourinho, non era uno qualsiasi preso così per la strada, no? Cioè, questi allenatori, tra virgolette, senza offendere, è mediocre che lo mette su una panchina. Cioè, questo aveva tanto di curriculum, capito? Però da quando è arrivato De Rossi, boh, la squadra si è trasformata. Lui è più bravo di Mourinho a questo punto. Lui parla di più con i giocatori, l'altro non parlava. Non lo so. Cosa dici te in No. merito? Mourinho, come al suo solito, diciamo, accusava gli arbitri e aveva ragione, però non stava tanto a guardare, la squadra, secondo me. Ecco perché si ritrova in questa situazione, che poi è stato mandato via. E invece De Rossi sta giocando tanto sulla capa dei giocatori, sulla Bravo. concezione, su quello, sul gruppo. E ti dirò di più, io ho spulciato una partita agli highlights che ha fatto con la Roma, che giocava. Io ho visto proprio De Rossi che praticamente è andato proprio, prende proprio i giocatori di Scusa prenderlo, un attimo. sì, di prenderli a parte e parlare con questo contesto qua, ecco. E questo dal mio punto di vista è tanta roba, è quello che speravo che faceva tutti gli altri allenatori, però purtroppo ognuno ha il suo modo di interpretare la partita, ecco. No, stavo dicendo che alla fine De Rossi è uno che parla ai suoi giocatori, nel senso che se c'è qualcosa che non va, li prende, li tira vicino alla panchina, gli spiega cosa deve fare, il contesto, com'è, se si trova in difficoltà. E ce ne sono rari che ho visto che fanno quel contesto lì con i giocatori. È per quello, secondo me, De Rossi ha qualcosa in più, tra virgolette, sugli altri allenatori che non sto vedendo in questo campionato. Sì, ha ragione, è vero. È così. Certo, senti, parliamo Certo. Senti. anche di un'altra, diciamo, un'altra bella partita che secondo me era sul pronostico di tutti che andava a finire un pari, perché poi tra l'altro sai che le tifoserie sono gemellate, parlo di Torino-Fiorentina. Cosa dici di questa? Torino, sì, era un pareggio, diciamo. Già dall'inizio era scontato il pareggio. Però Però poteva vincere il Torino, ecco. io ho visto gli Elai, sì, però mi meraviglio della Fiorentina, perché la Fiorentina è in alto. Se vinceva col Torino poteva rientrare sul carro di quelle che vanno in su, perdendo i colpi. Sono squadre discontinue che devono cercare il vero equilibrio nelle partite del Però posso Torino. dirti anche questo, che la Fiorentina io ho visto che ha preso il colpo quando ha finito, è stata buttata fuori, purtroppo ha perso in Supercoppa Italiana. Io ho visto dopo un'altra reazione della squadra che non era più concentrata, non era più la Fiorentina che stavamo vedendo. Cioè, dal mio punto di vista ha preso una batosta, però quelle batoste qua fa che praticamente tu cambi tutto il contesto di una stagione.
Considerando che la Fiorentina sta ancora in lotta per la Coppa Italia, no? Coppa Italia, Atalanta. sì, in Sì. Coppa Italia con l'Atalanta, mi sembra che Sì. gioca l'altra partita. Sta in Europa League, in Conference, oddio, c'è un attimo di... Comunque in Europa ci sta. Diciamo Coppa all'incirca sta Italia. come noi, eh sì, sta come noi come obiettivi, ancora in lizza per tutto. Non è ancora detto che è negativa la stagione per la Fiorentina. Per il Torino sta cercando il posto per andare Entrare. per entrare in Europa, ma non penso che ce la faccia. Certo. Senti, siamo quasi alla fine perché qua siamo a un'ora quasi e un quarto. Ecco, No, non inizio. parliamo l'ultimo di Inter Genova che giocano stasera. I pronostici non li facciamo perché ci sono gli interisti su TikTok che m'hanno detto assolutamente non fare il pronostico perché se porti rogna ti veniamo a prendere. Con ciò io non dico niente, però si può dare una percentuale. Ecco, ricordando che Genova adesso sta facendo bene. Cioè, Diciamo che l'Inter per me c'è non al è. 60% di vincita. Ok, Ok, io invece non è che voglio. Non è tanto scontata come si dice, col Genova. Se il Genova gioca da Genova, come le ultime volte che ha dimostrato, allora l'Inter è un scacciasassi, perché giustamente la realtà dice questa. Però il Genova è però una ricordati squadra che stai a rognosa, San non so il perché. Siro. Stai a San Siro. Sì, stai a San Siro, però il Genova, secondo me, è una squadra rognosa da incontrare, non so il perché, o perché adesso sta facendo bene Girardino, o che perché hanno quei due Arteta e Durmuson lì, che stanno facendo molto molto bene. Si girano questi due giocatori qua, logicamente si dice, però due giocatori non possono fare una squadra, giustamente. Però, se sono in giornata, non lo so. Io non do troppo scontato una vittoria brillante dell'Inter. Può succedere di tutto, eh? È una partita che può succedere di tutto. Logicamente è favorita l'Inter. Sarei un falso a non Sì, dirlo. certo. Cioè, vedendo sulla carta, vedendo quello che c'ha lì l'Inter, quello che c'ha lì Genova, ragazzi, io non posso dire se è verde o rosso, perché mi prendono per un pazzo. Però io Certo. dico che non è tanto scontata di non prenderla sotto gambe all'Inter questa partita qua, perché secondo il mio punto di vista il Genoa è un po' rognoso da affrontare. Sì, esatto. Ecco, senti, siamo in conclusione. Noi salutiamo tutte le persone che sono passate su TikTok, grazie di essere nella diretta di Stefano. Mi ha fatto molto piacere perché ho visto che sono passate un po' di gente. Vuol dire che la Serie B a loro piace e noi andremo avanti sempre così, a dire la nostra Serie B. Allora, Stefano, siamo in conclusione. Noi ci vediamo stasera verso la live di Stefano, verso le 11 meno un quarto ci collegheremo, si collegherà. Tanto gli amici su TikTok sanno dove andarci a trovare. Vi raccomando ragazzi, potete salire, l'importante è avere rispetto, educazione, perché lì ci sono quasi tutte le squadre d'Italia, c'è la Juve, c'è il Genova, c'è la Lazio, c'è la Roma, c'è il Napoli, c'è l'Inter. Allora, vedete che è un bel contesto, bello genuino, però tutti quelli che sono su hanno rispetto e c'è anche quelli del Milan con l'amico nostro Stefano. Ecco. Siamo tutte le, diciamo, tra virgolette, squadre d'Italia. L'importante è rispettarci, educazione e poi salire.
si fa la nostra diretta, si parla del più e del meno, perché poi non si parla solo di calcio, si parla anche in generale, magari delle cose che delle cose che facciamo durante il facciamo giorno, la sera, durante la giorno quella alla è sera. una live normale, giusto Stefano? Si può dire questo? Yes. L'importante è avere il rispetto precipuo. Lo sfottò ci sta entro i limiti, perché se si va sul personale noi buttiamo giù, perché noi Esatto. o chi bestemmia, perché noi le bestemmie in live soprattutto non esistono. Io vi aspetto nella trasmissione di Stefano stasera. Vi raccomando, una buona serata a tutti. Grazie Ste di essere stato con me. Noi ci vediamo settimana prossima quella sera lì. Buon calcio a tutti, tifoserie di tutta Italia. Con questo io passo e chiudo. Buonasera, Buonasera, da Bobo. ciao a Ciao a tutti, tutti. ciao a tutti. Ciao ciao.